Contempliamo con stupore il mistero dell'amore di colui che si incarnò. O Madonna di Loreto, o Madonna della casa, guarda nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In principio, prima del tempo, il Verbo era Dio. Ed Egli si degnò di nascere, Salvatore del mondo. E noi possiamo dire, con San Giovanni, che siamo i testimoni di questo Gesù che è venuto in mezzo a noi. E oggi proprio l'Apostolo Giovanni ci dice che in che cosa consiste la volontà di Dio? Nell'osservanza dei suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. E non confessiamo pure però davanti al Signore che non sempre sono facili i comandamenti. È leader del suo Spirito Santo. Per questo chiediamo perdono. E vogliamo misericordia per quanti non solo li hanno dimenticati, ma li ignorano nel senso più grave della parola. Perché vivono senza comandamenti. Signore, la tua parola è verità, abbi pietà di noi. Signore, la tua verità. Cristo, la tua parola è santità, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, la tua parola è consolazione. Abbi pietà di noi. Signore, Dio onnipotente, abbi misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che in Cristo tuo Figlio hai rivelato a tutti i popoli la sapienza eterna, fa risplendere su di noi la gloria del nostro Redentore, perché giungiamo alla luce che non ha tramonto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, noi amiamo Dio perché Egli ci ha amato per primo. Se uno dice io amo e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche suo fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio. E chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio. Quando amiamo Dio osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al Figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia.
e i tuoi poveri secondo il diritto. Sia perdonato, Signore, tutti i popoli della terra. Ti riscatti dalla violenza e dal soccorso, sia preziosa ai suoi occhi il loro sangue. Si preghi sempre per lui, sia benedetto ogni giorno. Perdonando, Signore, tutti i popoli della terra, il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome, e lui siano benedette tutte le stirpi della terra, e tutte le genti lo dicano beato. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il suo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano opere. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo che lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore. Il Signore Gesù non fa nulla a se stesso, ma tutto fa nell'amore profondo che ha per il Padre, è sempre guidato dallo Spirito Santo. Se pensiamo, celebrando qui, nella Santa Casa, che proprio per la potenza dello Spirito Santo viene richiamato nel grembo di Maria Gesù e concepito, ecco, è questa consapevolezza di essere avvolto totalmente all'amore di Dio, nella Padre, che è lo Spirito Santo, che entra nella sinagoga di Nazareth per sottolineare un passo importante del profeta Isaia, dove si dice che lo Spirito del Signore è sopra di me. Ed è Lui che oggi, ecco, ricorda ai suoi concittadini che quella profezia di Isaia, che dà la libertà ai prigionieri, che dà la vista ai ciechi, si sta avverando, perché è Lui la persona che realizza il progetto di Dio. È lo Spirito Santo che lo condurrà anche nel deserto a pregare e lo sosterrà in tutta la sua missione. Noi facciamo poco conto dello Spirito Santo, perché forse agiamo secondo la nostra intelligenza, secondo la nostra istintività, i nostri buoni sentimenti. Ebbene, vorremmo oggi invocare proprio dalla Madonna Santissima, che fu piena di Spirito Santo, vorremmo invocare questa grazia, perché le nostre azioni non siano mai mosse dalle nostre semplici e povere intenzioni, ma dalla consapevolezza che è lo Spirito che ci guida e che ci consentirà di compiere le opere che ha compiuto il Signore. Questa è la grazia che chiediamo, e soprattutto è la grazia che chiediamo a tutti gli uomini della Chiesa che sono stati rivestiti dallo Spirito Santo, perché la loro vita sia una pienezza di grazia come è stata quella di Gesù. L'onnipotente Dio, che nel suo Figlio ha realizzato il piano di salvezza per l'umanità, viene in soccorso ora anche alle nostre richieste. Perciò
preghiamo con fede dicendo: Salvaci, o Signore. Salvaci, o Signore. Per la Chiesa, perché possa realizzare sulla terra il disegno di salvezza che Dio le ha consegnato, preghiamo. Salvaci, o Signore. Per i nostri sacerdoti, unti nel segno del Signore, perché siano le rocce alle quali i deboli si possono appoggiare, preghiamo. Salvaci, o Signore. Per i più piccoli, perché possano crescere conservando intatta la loro fede nella bellezza e nella bontà del mondo, preghiamo. Salvaci, Signore. Per le nostre comunità cristiane, perché non siano gruppi nei quali la parola è solamente celebrata, ma luoghi dove è vissuta e realizzata, preghiamo. Salvaci, Signore. Signore, conforto dei poveri e liberatore degli oppressi, ascolta la preghiera di questa tua famiglia redenta dal sangue del tuo figlio e rendi tutti noi capaci di annunciare la buona novella, accogliendo nella nostra vita i poveri, gli ultimi, i bisognosi di consolazione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, sorelle e fratelli, perché portando all'altare la gioia di questo incontro di grazia, ma anche la fatica che oggi ci attende, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, ci accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che ci hai dato e tu donaci in cambio te stesso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Salve le volte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In Cristo, luce del mondo, ci hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza. E in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, unito agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio Dio. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, santa e l'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, santa e l'alto dei cieli. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendetele e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede dell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Giovanni, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio dona al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora con Gesù proclamiamo la preghiera che è affinato, affinando questa nuova giornata alla potenza di Dio, al suo spirito, alla sua provvidenza, perché la nostra vita porti serena il peso della fatica e nella fede possa rivelare al mondo che il Signore Gesù è Salvatore. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giovani e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua potenza, la gloria e la Signore Gesù Cristo, sei detto
ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che tolga i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolga i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tolga i peccati del mondo, donaci la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono io che ti ho ascoltato la domenica, ma hai ascoltato una parola che di Dio si è usata. Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio. Prega. Dio onnipotente e misericordioso, fa che la forza inesauribile di questi santi misteri ci ottenga in ogni momento della nostra vita pace e salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore, la protezione della Vergine sia e la vostra fede siano una forza per tutti, andate in pace. Vediamo, grazie a Dio. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Quindi, Arcangelo Gabriele, ti annunciamo